Buonasera e benvenuti a questo nuovo Chi c'è c'è che avevo annunciato in uno degli ultimi editoriali e devo dire grazie a questi tre amici che hanno raccolto e mi hanno dato la disponibilità a partecipare, e cioè al dottor Fabio Travaglini, coordinatore provinciale di Abruzzo Facile o Regione Regione Facile, Facile, e sì. Valore Abruzzo, praticamente le liste di Luciano D'Alfonso. Devo dire grazie anche all'ingegner Gennaro Luciano, segretario del Partito Democratico di San Salvo, e grazie anche al dottor Domenico Di Stefano, capogruppo di San Salvo Democratica. Per la verità, di Cola mi ha dato la disponibilità a partecipare in rappresentanza di SEL, ma oggi era fuori San Salvo. Io avevo pure invitato l'architetto Agostino Monteferrante, in rappresentanza di San Salvo adesso, che è un movimento, una corrente, diciamo, una corrente importante del Partito Democratico, e Monteferrante mi ha fatto pervenire questa mail che poi ha mandato per conoscenza anche a Gennaro Luciano. Diciamo che declino l'invito nuovamente, essendo formalmente rappresentato dal segretario di circolo. Di norma non faccio assenze ingiustificate. E quindi lui, praticamente Agostino Monteferrante, ha voluto dirci che quando c'è Gennaro Luciano non viene lui, ma non in modo polemico, cioè perché si sente rappresentato da Gennaro Luciano. Però noi notiamo spesso, soprattutto sui social network, che non sempre le opinioni, le ragioni, la linea di Gennaro Luciano, o che Gennaro Luciano interpreta come segretario del PD, è la stessa di Agostini e di suoi amici. Quindi, di fronte a questo, segretario, che vogliamo fare? Cioè, sapremo se starete insieme alle elezioni qualche mese prima, quando farete le liste, oppure vi dobbiamo considerare comunque alleati? Perché sciogliamo subito il nome, perché è inutile chiedere a Domenico se magari si allea con il PD quando dentro al PD ci avete questi problemi. Innanzitutto, Orazio, grazie per l'invito e saluto anche gli amici che ci ascolteranno e ci vedranno da casa. Beh, in realtà devo ringraziare Agostino perché siccome ci ha scritto a tutti noi che eravamo invitati, che comunque ci sono io come segretario, di fatto mi legittima nella mia persona come figura. Io non ricordo partiti dove tutti ragionano allo stesso modo. Avere visioni differenti anche nello stesso partito dove sono presenti correnti, io l'ho detto tante volte anche qui dentro, onestamente non mi spaventa. Io come segretario quello che devo fare è devo cercare da adesso in poi a rappresentare sempre di più tutte le anime del Partito Democratico, tutte quelle che ci sono, e quindi rispondo alla tua domanda. Se tu poi mi dici sarete o non sarete alleati, il mio non deve essere soltanto un auspicio, perché è ovvio, anche prima quando c'erano partiti molto grandi come lo è adesso il PD, c'erano tante aree, poi non mi sembra che questi partiti si scomponevano prima delle L'ultima volta a votazioni. San Salvo, sì, quindi. L'ultima volta sì, non sempre è accaduto fortunatamente, l'ultima volta si è scomposto. Diciamo che io farò il possibile e l'impossibile per fare in modo che questo non accada in più, anzi che accada esattamente il contrario, che è diverso. Perfetto. E allora passiamo adesso, no, chiarita questa, che poi era dirimente, insomma, visto anche il ruolo che Agostino Monteferrante ricopre nell'ambito nazionale del PD come membro dell'Assemblea, adesso invece veniamo alle domande. Il Chi c'è c'è formalmente si intitola Dove va la sinistra, anche perché poi ne vorrei fare un altro con la destra, se vengono. Di solito il dottor Spadano viene sempre, gli altri no. Dove va la destra in funzione di un appuntamento importante che loro avranno, ce l'avrete pure voi, Domenico, quello del bilancio, ma per voi sarà meno importante che per loro, perché loro devono avere un numero minimo. Allora, partiamo da questo, dando il microfono a Domenico Di Stefano. Prossimo appuntamento importante al Comune di San Salvo, il bilancio. Sarà approvato, perché poi il bilancio, dobbiamo dirlo, se non viene approvato, consta diciamo, il termine anticipato dalla legislatura. Tutto a posto, che notizie vi giungono No, dall'altra parte? ma innanzitutto anch'io saluto tutti quelli che hanno la possibilità di interloquire con noi attraverso le telecamere, attraverso questi straordinari mezzi che la modernità ci pone.
Ma io vorrei un attimino però, con tutto il rispetto, restare un attimo al tema, che è il tema predominante, visto dove va la sinistra, direi sarebbe più corretto dire dove va il centro-sinistra. Facendo una considerazione, innanzitutto di base, preliminare, se consideriamo che Fabio Travaglini era mio avversario alle comunali, che Gennaro Luciano era mio avversario alle comunali, e che chissà se ci siamo ritrovati al ballottaggio o meno, il fatto che oggi stiamo parlando tutte e tre insieme di un discorso e di un perimetro di dove va il centro-sinistra significa innanzitutto che se fossimo stati in questo stesso perimetro 2 anni fa oggi non avremmo problemi neanche a discutere di bilancio sulla domanda che mi hai posto tu, perché probabilmente il bilancio l'avremmo fatto insieme. Questo è il primo dato. Ora è pur vero che di acqua sotto i ponti ne è passata, che ciascuno di noi deve in un certo senso e leccarsi le ferite e fare pubblica ammenda di determinati comportamenti che a volte in politica purtroppo, ahimè, sono devastanti, per cui il dato fondamentale è dove vuole andare questo centrosinistra. Mi pare che in questo momento, con tutto rispetto anche degli altri, ci sono tre figure che si sono trovate di fronte alle comunali del 2012 e che chissà se si troveranno invece insieme alle prossime comunali. Quando ci saranno le prossime comunali? Ci saranno sicuramente nel 2017, perché questo dice la legge. Al più tardi nel 2017. Noi dobbiamo pensare al 2017. Perfetto. Questo significa però che non è che dormiamo oppure non siamo attenti a quelle che sono le dinamiche amministrative, eccetera. Certo, l'onere del bilancio ce l'ha il governo in carica comunale, quindi la giunta Magnacca e la sua maggioranza, o quel che resta della sua maggioranza, visto che qualche pezzo è andato via, qualche pezzo va e viene, quindi saranno loro che dovranno fare ed impostare le proposte. Noi certamente, come abbiamo sempre fatto, qui mi riferisco a San Salvo Democratica, porteremo all'interno del bilancio gli emendamenti che fanno e che facevano parte di quello che è il nostro programma elettorale. Noi abbiamo fatto un'opposizione dura, ma sempre molto propositiva, non abbiamo mai detto questo no e basta. Questo no, noi proponiamo altro. E questo penso che sia stato anche il dato che oggi permette a San Salvo Democratica di essere ancora importante, pur non essendo un partito strutturato, ma forse appunto non essendo un partito strutturato non abbiamo quel tipo di problemi che prima paventava Gennaro Luciano, che comunque sono una ricchezza dentro un partito, se si valorizzano. Se non si valorizzano, poi succede che magari in altre circostanze si un può consiglio, si, un consiglio si può... a Gennaro di valorizzare San Salvo adesso, no? Io, è una regola generale. Io sono l'ultima persona che può dare consigli a Gennaro, quindi sono in assoluto uno che cerca chi dà consigli a se stesso, quindi figurati, non è un problema che mi appassiona. Credo a volte che sia, mi voglio permettere, molto più amplificato e a volte sia un po' più una polemica autoreferenziale del gioco delle parti che l'oggetto concreto del contendere, questo lo penso, ma d'altronde siccome questi mezzi esistono e siccome dobbiamo starci pure noi, a volte io credo che ci siano più dei vezzi di autoprotagonismo che di altro, questo lo dico con molta onestà. Quindi, senza polemica. Senza polemica, assolutamente. Poi il segretario del PD sa quello che deve fare, non è un problema che mi riguarda. Invece sono più interessato, ecco, ripeto, a questo esperimento e a questa capacità che può avere questo nuovo centrosinistra, non nel senso, ad allargare un perimetro e a tornare a parlare alla società, perché al netto dei bilanci e dei non bilanci io credo che dobbiamo recuperare quel tipo di ruolo. Sì, poi ho detto va bene perché poi entriamo nel merito del centrosinistra. Sempre bilancio e che notizie abbiamo? Il bilancio passerà, insomma tutto a posto, Gennaro? Ma guarda Orazio, come diceva Domenico, non mi appassiona, è un problema loro, non è un problema nostro. Anche noi, anche i nostri consiglieri stanno lavorando anche in queste ore, proprio adesso, mentre noi stiamo parlando, si vedranno anche a brevissimo. E anche noi proporremo... Vorrei dire perché quello che diceva adesso il segretario del PD, perché... Al termine di questa registrazione ci sarà un coordinamento di tutti i consiglieri di minoranza per preparare il prossimo Consiglio Comunale. Ecco perché. Quindi tutti questa è una notizia che... Perché insomma pare che Filomena Daddario sia passata in minoranza, quindi i 6 o i 7. Intanto i 6 sono sicuri. Se saremo 7 è ancora meglio. Perfetto.
Ecco, diciamo che io avevo fatto intendere, non l'avevo detto ufficialmente, l'ha detto il capogruppo di San Salvo Democratica, quindi questo penso sia un aspetto molto importante. Ovvio, noi lavoreremo adesso in questo tavolo di coordinamento tutti insieme per portare comunque le proposte che per noi sono giuste in seno all'approvazione del bilancio. Poi se verrà approvato o no, se ci sono problemi della maggioranza, credimi Orazio, non mi interessa neanche a me moltissimo. Problema loro. Cioè vi vedrete, no? Torniamo a Domenico, perché prego, a Domenico prego. Di Stefano. Allora, noi abbiamo ritenuto. Vi vedrete per la questione del bilancio, no, o anche per altri. Ci vedremo per fare il punto su tutte quelle che sono state le nostre proposte non accettate dal Presidente del Consiglio, quindi per convocare il Consiglio Comunale, perché noi abbiamo una serie di temi che sono rimasti inevasi. Il Partito Democratico ha una serie di temi che sono rimasti inevasi. Allora, diciamo che ce l'ha messo tutto il centrodestra per riunirvi a voi consiglieri comunali. Io credo che un'azione coordinata a livello amministrativo, quindi sì, sto parlando adesso di azione amministrativa. Dove, se è lecito, dove vi vedrete? Quei 6/7? Tanti luoghi, tanti poveri. Ma vedremo di luogo, una importante. Vabbè, ci vedremo in un locale pubblico. In un locale, non sì, ancora nella sede. C'hanno un'ampia sede. Ma io penso che siamo tutti forze che hanno, diciamo, politiche, e tutti i consiglieri comunali che hanno una grande capacità pubblica, quindi perché non privilegiare i luoghi pubblici? Va bene. Così ci vedono tutti e non facciamo gli risposta scoop. Risposta in perfetto politichese. Però, no, gli argomenti allora, c'è questa che, voglio allora, dire, lo stesso ci Mariotti. Ci vediamo per fare il punto, senti, su quelli che sono gli argomenti non discussi negli scorsi consigli comunali e quindi polo scolastico, situazione politica, certo, centro anziani, situazione politica, la mozione del PD mi sembra su l'IMU, sui terreni, c'è tutta una serie di cose, quindi facciamo in modo che le iniziative diventino comuni di tutta la minoranza. Poi ovviamente ci saranno anche altre azioni e altri discorsi anche in merito al bilancio, ma mi sembra un po' presto adesso. Grazie. Lui aveva finito, l'ingegnere? Sì, sì, ho finito. Diamo il microfono a Travaglini, stessa domanda, insomma, sul bilancio, stessa qualcosa, non può essere pure... Sì, buonasera. Non essendo un pettegolo, Travaglini, esatto, un pettegolo come me non lo sa. No, io la riflessione che oggi faccio, non avendo valore Abruzzo, Regione Facile, la rappresentanza in Consiglio, quindi non siamo entrati sul tema tecnico del bilancio, quindi la relazione la faccio da cittadino, da stakeholder, diciamo, o da rappresentante delle piccole e medie imprese. Quindi posso dare il giudizio complessivo su questo anno di amministrazione e su come viene condotta questa amministrazione, senza entrare appunto sul tema tecnico. E ovviamente il giudizio è quello che molti oggi avvertono, di una mancanza di programmazione, di una mancanza di obiettivi, cioè sembra che tutto viene fatto a braccio, tutto viene fatto quando capita, quindi nell'emergenza e non nella fase di una programmazione strategica. E gli ultimi eventi che poi hanno dato luogo a degli scontri politici, che ovviamente ho seguito, lo hanno dimostrato. Ultimo fra tutti, Garanzia Giovani, che in realtà non è probabilmente un fatto grave, ma poiché è rimbalzato sulla cronaca e sui social network, dove sembra che oggi si faccia la politica sansalvese, e questo non mi appassiona. Questo è polemico nei nostri confronti. No, dei social network, non ci no, media. Perfetto, no, non mi appassiona, tant'è vero che poche volte avete trovato dei miei commenti critici o polemici sotto i tuoi link o sotto link di altri o sulla mia bacheca, quindi non lo utilizzo come strumento politico preminente Facebook. Però Garanzia Giovani, dicevo, non è grave il problema, ma nel complesso, se vogliamo, è grave. Travagli, visto che so che insomma, sei informato, quanti ne perderebbe il comune o quanti ne ha persi di giovani? Cioè, c'è un rapporto con c'è un rapporto che va in ordine ai dipendenti. Quindi loro hanno 120 dipendenti. Quanti dipendenti sono al comune? 120? Io non so di quanto è stata fatta, dipende da come è stata fatta la richiesta. Però il massimo sarebbe un 10%. Io credo sì, intorno al 10, forse meno di 10 probabilmente. Una 10, quindi 10, esatto. Ragazzi che perderebbero o perdono quanto in effetti? Cioè, capiamo a seguito di questo errore. Cioè Garanzia Giovani è una misura che offre 6 mesi
di stage retribuito a un ragazzo sul circa, parliamo di termini di cifre, di circa 600 euro al mese, credo. Quindi insomma 10 ragazzi perdono 600 euro per 6 mesi e anche la possibilità di formarsi, sì, in un ente, che insomma di acquisire esperienza. Beh, se non ci sono evoluzioni e l'istanza è bocciata, come abbiamo dimostrato, per far sì che ci sia una delle evoluzioni deve aprirsi il bando e quindi praticamente smaltire la prima tranche e riaprire il bando per usufruire delle risorse che sono state impegnate. Speriamo che ma questo, cioè, è andato comunque, cioè. Questo è andato, se ci fossero altre risorse, esatto, esatto. Abbiamo finito sul bilancio? No, dicevo, questo o altre situazioni, quella del centro anziani, cioè, di cui probabilmente poi parleremo, denotano molta approssimazione. Che vuol dire? Io sono convinto, e l'ho sempre detto anche pubblicamente, che il Comune di San Salvo sia un'ottima macchina amministrativa e può contare su delle ottime risorse in termini di personale. Però quando manca la politica, cioè la pianificazione politica a monte, sembra che praticamente il comune diventa autosufficiente, non c'è la regia, questo mi sembra. Quindi dipende, allora approfondiamo questo, dipende da questa supposta mancanza di regia l'errore fatto per cui abbiamo perso sei mesi. Io sono convinto di questo. 10 giorni di lavoro per 10 giovani? Quello che sto dicendo ovviamente è più generale perché non ho approfondito il caso specifico di Garanzia Giovani, ma l'impressione è questa, che ci sia mancanza di obiettivi che deve dare l'organo politico alla struttura e mancanza soprattutto della misurazione del raggiungimento degli obiettivi, quindi il monitoraggio a monte e successivo. Vabbè, continuiamo su questo. Insomma, Travaglini pone un problema a suo giudizio di mancanza di regia. Per la verità anche l'onorevole consigliere comunale Mariotti, a fronte di questa mia, diciamo così, tiratina di orecchie all'amministrazione nella quale parlavo di gatta furiosa, perché come è noto l'istanza è stata ritenuta irricevibile in quanto spedita prima, inviata prima, lui mi scrive, dice: il giornalista Orazio Di Stefano afferma che non è un problema di gatta furiosa che fa i gattini ciechi, e no, non è un problema di gatta furiosa, siamo di fronte, addirittura lui dice, cultura della furbizia, aggiramento delle regole, cioè perché fanno questi errori? Lui dice mancanza di regia, Mariotti per aggirare le regole, il segretario? Ma guarda, dico che è un mix delle due, forse anche di altro, perché cioè, onestamente mandare una domanda prima che apra il bando è un errore abbastanza clamoroso, anche perché molte volte questi bandi sono a sportello. Adesso Fabio è più preparato di me riguardo a questa cosa, ma io so anch'io benissimo come funzionano, cioè ad esempio tu devi essere il primo per la graduatoria in funzione di quando arrivano queste domande, però è chiaro che se tu la mandi prima di quando apre molto difficilmente ti può essere poi accettata la domanda. Onestamente questo è un errore molto molto grave, non solo per i 3.600 euro che ogni singolo ragazzo perderebbe per circa 10 posti in funzione del numero dipendente del Comune di San Salvo, è un errore veramente grave. Cioè, un'amministrazione come San Salvo onestamente è sempre stata rinomata per la sua perfezione, per il fatto che i suoi dirigenti sono davvero preparatissimi, altissimo livello, veramente un fiore all'occhiello di tutto il nostro comprensor, è un errore molto grave. Bisognerebbe capire se poi questo bando è stato seguito poi da persone anche terze rispetto all'amministrazione stessa, cioè funziona stessa il comune, questo onestamente non saprei, sarebbe interessante andarlo a valutare. Beh, sarebbe interessante, ma Domenico, se avesse fatto il sindaco, io dico, non si sarebbe verificato questo? Come la pensi, in maniera molto molto chiara. Io credo che amministrare è estremamente complesso, quindi voglio dare anche il beneficio, diciamo, della complessità del momento eccetera. Questa è un'amministrazione che sull'ordinario, cioè sul quotidiano, è più o meno 5,5-6, no, diciamo di più. Più o meno. Beh, le strade non sono sporche, no, però no. Insomma, voglio dire. Io sull'ordinario, beh, ci mancherebbe se non facessero manco questo, voglio dire, sarebbe clamoroso. Insomma, si sono ritrovati una macchina straordinaria. Tante volte si parla sempre di quelli di prima e non si dice, però, guarda, meno male che quelli di prima hanno fatto delle scelte, eccetera. Quindi sull'ordinario ci siamo, nel senso che stiamo lì con sufficientemente, eccetera. Il dramma vero. E questo che a me sconvolge, soprattutto mi riferisco al sindaco, che per me è una persona intelligente, più di una giunta che noto che insomma arranca, per non parlare del consiglio che segue a ruota.
Il problema è che non c'è una sola idea lungimirante di idea di città. Questo è il dramma. C'è un'idea di città, voglio dire, la giunta Magnacca ha un'idea di città. Che cosa ci vogliamo fare tra 5, 10 anni, 20 anni, eccetera? Ora, vedi, ci sono una serie di errori che chi ha governato per tanto tempo ha potuto fare, però abbiamo una visione di città. Ha creduto in un momento specifico che questa iniziativa, che questa opera, che questo approccio, e ha comunque creato e messo in movimento, non a caso, questa detta di tutti, questa città si è trovata immediatamente al centro della regione Abruzzo, di tante iniziative nazionali, ben voluta e stimata e rispettata da tutti, fino ad arrivare, non ultimo, ricordo, su quotidiani nazionali, su settimanali nazionali come Oggi, eccetera, adesso una delle prime 33 mete turistiche. Che significa avere dei servizi, avere dell'accortezza? Significa che tutto è a posto? No, non può essere tutto a posto. Però c'era un'idea di città, con annessi anche delle fatiche che si portano avanti. Però il turismo non è calato da quando c'è l'amministrazione di centrodestra. Non è neanche aumentato. Il dramma è questo, perché il problema non è che non cala, è che non aumenta, perché tu devi aumentare, non deve calare o rimanere tale e quale, perché sennò vuol dire che non abbiamo fatto niente. Cioè il concetto, e sotto l'aspetto anche economico, è diverso il ragionamento. Allora, esistono, questo centro-sinistra aveva un'idea faraonica o meno di un lungomare, eccetera. Siamo passati dall'idea faraonica a non avere nemmeno una tana. Cosa voglio dire? Che magari un progetto... Cosa si fa? Cosa si va a fare in giro per l'Europa? A bussare, a chiedere, a frequentare? Perché, per esempio, il comune di Francavilla ha 3 milioni per il porto e il comune di Pescara 3 milioni per il porto, e qui, per dire il porto, per dire l'ultima cosa. Ci sono tutta una serie di iniziative che bisogna seguire in maniera lungimirante. Io ho l'impressione che si perda più tempo a stare sulla stampa a rispondere che a progettare. Io credo che è arrivato il momento di piegare la testa e pedalare, ma per il bene della città, a prescindere chi la governa. Su questo io ritengo che questa amministrazione di centrodestra sia un autentico fallimento. Va bene, no, c'è anche una mail di precisazione in ordine a Garanzia ai Giovani che la regia mi ha appena dato, ma poi vedremo. Quindi siete, mi pare, tutti d'accordo su questa mancanza di progettazione da parte del centrodestra, che ha, lo dicevate prima, en passant, perso, credo irrimediabilmente, la consigliera Filomena D'Addario, insomma ha comunque perso, sia pure diciamo un po' meno della D'Addario, Fabio Raspa, ma queste perdite interne sono dovute a questa, che vi risulti, a una mancanza, velocemente questo però, insomma, alla già ricordata mancanza di programmazione, mancanza di regia, oppure per altro? Ma guarda, Filomena D'Addario ha detto con estrema chiarezza che è uscita perché non era né ascoltata né apprezzata né stimata, cioè nel senso, in maniera molto, quindi se vogliamo fare la declinazione di questi tre verbi penso che basti, avanza. Sul Raspa io francamente non lo so, perché ripeto, è un po' difficile fermarlo proprio nel concetto, eccetera. Credo che ogni maggioranza, ogni gruppo possa avere dei problemi, eccetera. Non tocca a me risolverli, io ne ho vissute altre circostanze, mi rendo conto di quanto sia complesso, eccetera. Però le parole di Filomena D'Addario, ci chiamate soltanto per alzare la mano, la dicono lunga. Quindi evidentemente, se poi c'è una sola regia, o se la regia è a tre, o se la regia è a quattro, è chiaro che evidentemente non sempre poi gli attori possono seguire i registi o presunti tali. Va bene. Volete dire altro su questo? Domenico, hai riassunto benissimo. A posto, va bene. Allora, insomma, si capisce, anche perché avete iniziato voi, senza le mie domande dirette, già a parlare dell'amministrazione comunale, che a mio giudizio fa di tutto per rimettervi insieme, perché poi quando vi tratta in quel modo in Consiglio Comunale è chiaro che fa dimenticare le divisioni, insomma, no? Quindi, voglio dire, posto questo, cioè che sull'amministrazione comunale, sul giudizio negativo, sulla sua regia, su più o meno sull'ordinario, siete d'accordo, vogliamo iniziare a vedere anche, a tornare al tema dove va il centro-sinistra, a vedere in casa vostra. Allora, io... a Fabio? No, toccava a Fabio perché non ha parlato di ciò. Ah, vabbè, no, io posso, no, voglio dire, a Fabio, intanto, lo diceva Domenico, sì. Di Stefano, è stato il candidato sindaco dell'UDC, dell'UDC. E di una lista civica alle ultime, no, dell'UDC. E, non ha fatto apparentamenti, no,
Quindi è rimasto all'ultime comunali in una posizione al centro, certo. Al centro, in una posizione terza sia nel primo turno che nel secondo. Non è entrato, come ha ricordato, in consiglio comunale, poi in occasione delle regionali ha fatto una scelta di campo perché si è candidato con Luciano D'Alfonso. Una scelta che non è finita con le comunali, perché ci sono, con le regionali, perché ci sono un sacco di candidati che poi insomma, fatta l'esperienza. No, lui addirittura è stato nominato e ha accettato la nomina di coordinatore provinciale delle liste. Quindi voglio dire, è una scelta di campo. Diciamo, Fabio Travaglini, che stava per conto suo, che era terzo, adesso sta col centro-sinistra. Allora, che politicamente, ideologicamente, se vogliamo, rimango nell'ambito del centrismo, questo è chiaro e l'ho dimostrato con il mio percorso politico, anche perché l'UDC aveva perso quella configurazione per il quale io ero componente del Consiglio nazionale, e praticamente abbiamo ognuno ha preso altre strade, questo lo vediamo anche a livello nazionale. Per quanto riguarda invece la mia adesione, prima come candidato e poi come coordinatore provinciale di Regione Facile Valore Abruzzo, il discorso è nella continuità e nella coerenza, perché ho aderito ad un progetto di centrosinistra o di centrodestra, poco importa, ma che mi rispecchiava come programma e come azione di governo. Vedi questo quasi primo anno di amministrazione regionale, che è chiaramente scandito da degli obiettivi. L'idea di città o l'idea di regione, che ricordava Domenico Di Stefano. Cioè Luciano D'Alfonso l'idea di regione ce l'ha, diciamo. C'è l'idea di regione e, anche secondo gli atti posti in essere, che misureremo alla fine ovviamente e di cui daremo il giudizio alla fine, c'è quell'idea. Quindi su questo abbiamo messo insieme quelle esperienze di candidature, che erano delle candidature molto eterogenee, se ricordate le due liste, che in parte pescavano nella società civile, in parte pescavano tra chi aveva già avuto esperienze politiche, ma sicuramente pescavano delle competenze in diversi settori. Allora, un gruppo che ha ottenuto il 7,5% al civico alla tornata elettorale regionale, abbiamo pensato bene e il governatore ha pensato bene di tenerlo insieme e farà sicuramente delle azioni di supporto in quell'ottica di programmazione e anche di azione politica. Allora mettiamo subito i piedi nel piatto. Un centrista si è riconosciuto in questo programma, in queste idee, in questa idea di regione di D'Alfonso. A San Salvo si riconosce in questa idea di San Salvo del centro-sinistra, del vecchio, del nuovo, di loro? Insomma. A San Salvo l'idea di città la dobbiamo costruire e formalizzare. Quando apriremo il dibattito sull'idea di città, okay, daremo il contributo. Vi ho richiamato ad aprirlo, per esempio, certo, sul porto. Allora, domanda. Noi non ci siamo preparati, insomma, per carità, ma quando lo aprirete questa idea di città, questo cantiere di idee di città? Vogliamo andare a segretario del PD, che ha l'onere di lanciare Mattarella, e quindi anche il presidente, il nostro presidente quindi, della Repubblica, quindi voi dovete lavoro, sempre presidente. Parlare prima in certamente, questo senso sì. Allora, diceva Travaglini, idea di città, quando lo aprirete sto io penso che sia arrivato il momento da adesso a breve di aprire effettivamente sulla politica, sui contenuti, quindi non sul resto, non senza dimenticarsi di quello che è accaduto, di quello che è stato, ovviamente, ma è sicuro che bisogna fare uno scatto in avanti. Io penso allora, il vostro consigliere comunale Mariotti dice, commentando questa cosa della garanzia giovani, lancio un appello a tutte le donne e gli uomini di centrosinistra, scritto in grande, lasciamo perdere le piccole beghe e rimettete al centro gli interessi primari della città. Facciamo ripartire immediatamente il progetto finalizzato a mandare a casa questi incapaci e ridiamo a San Salvo un'amministrazione all'altezza dei bisogni dei cittadini. Domenico Di Stefano, c'è bisogno della domanda o possiamo parlare? No, io mi piacerebbe chiedere all'onorevole Mariotti che concetto ha delle piccole beghe, perché probabilmente si riferisce a quelle del passato. Beh, però non mi sembra che sono tanto piccole come beghe. Perché se queste piccole beghe hanno prodotto tutto quello che poi viene nella seconda parte della frase, insomma, mi sembra molto molto complesso. Però adesso, al netto di questo, è chiaro che un momento di chiarezza ci vuole.
noi abbiamo sempre detto e bisogna farlo con grande serenità, anche perché non è che purtroppo bisogna chissà cosa cambiare. Che vuol dire, Chiari? Vuol dire... Cioè, vi dovete sedere in una stanza, dovete farlo pubblicamente ma in streaming. Ma guarda che noi sistematicamente, già pubblicamente, quando facciamo le nostre manifestazioni, eccetera, già facciamo più che chiarezza. Cioè, diciamo alle persone, a chi ci ascolta, eccetera, come è nata San Salvo Democratica, cosa porta avanti, eccetera. E sicuramente riconosciamo a San Salvo Democratica in questo momento di essere parte integrante del centro-sinistra, di avere un ruolo fondamentale e probabilmente mi permetto di dire quello che spesso si dice dalla parte del PD. Per San Salvo, se non c'è San Salvo Democratica, il centro-sinistra non si fa. No, ma non mi pare che vi vogliano escludere però. No, ho detto un'altra cosa. Per cui, avendo contezza di questo e quindi di una pari dignità da parte di tutti, cosa che questa sera si sta anche dimostrando, eccetera, possiamo dire che si aprirà questo cantiere, certo. Per aprire il cantiere ci vuole il progetto, bisogna approvarlo, qualche volta bisogna fare pure la conferenza di servizi, poi si apre il cantiere e poi bisogna costruire. Quindi io mi sono messo già gli scarponi per fare questo. E sono consapevole, vado anche oltre, e a volte me lo chiedo a me stesso. Io credo che questo progetto nasca, e l'ho detto prima e lo ripeto, solo se questo nuovo centrosinistra, questo nuovo progetto tornerà a parlare alle persone in maniera chiara e precisa, cioè tornerà a riacquisire credibilità sul campo. Secondo, le persone che sono state protagoniste di queste piccole beghe, che ruolo possono avere per fare in modo che il nuovo centrosinistra possa veramente tornare a governare San Salvo? Io vado anche oltre, quindi mettendo anche me stesso. E le persone, quelle che hanno litigato prima? Certo. Certo, è molto importante questo, perché vedete, la gente deve poter capire che anche, che innanzitutto in politica ci possono essere differenze, dei litigi, eccetera, non c'è mai né astio né odio o altro, perlomeno questo per quanto riguarda me, però è importante dire, guardate che noi nel 2012 abbiamo fatto una stronzata mega galattica, cioè questi cittadini San Salvo devono sapere, perché se no la signora Magnacca, con tutto il rispetto, arrivederci e grazie. Questo dato è un dato che i cittadini di San Salvo respirano, che respiriamo quotidianamente tutti quanti noi. Allora, io Domenico Di Stefano, che sono stato uno dei protagonisti di questo, che apporto posso dare? Come mi posso porre nei confronti del nuovo anche che avanti? Che capacità abbiamo di seminare veramente affinché venga il nuovo, eccetera? Perché io non credo, io la dico così, io credo che chi è stato protagonista, me per primo, di queste piccole beghe, se riuscisse a rifare l'ossatura della casa per poter far rientrare dentro questa casa tutti e magari altri, avrebbe già fatto il 99,9% di questo cammino. Tradotto dal politichese, ritieni ma che... Io non, ma perché parli? Ma perché mi dici che parlo politichese? No, l'ossatura della casa. L'ossatura della casa significa che noi dobbiamo dare noi un grosso contributo affinché questa cosa avvenga. Può darsi pure che come Mosè indicheremo la terra promessa, può darsi che non c'entriamo nella terra promessa. Allora, quindi non più che politichese... Che non vi dovete candidare, no. Ma guarda, poi in politica non è che la politica nasce e muore con la candidatura, non, cioè voglio dire, abbiamo un Presidente del Consiglio dei Ministri che fa il Presidente del Consiglio dei Ministri e non si è candidato, voglio dire, fa il Presidente del Consiglio dei Ministri e mi sembra essere oggi l'unico battitore libero di tutta la società italiana, per cui voglio dire, non è così. Allora, se posso permettermi, senza politichese, anche questa straordinaria e affettuosa fretta che magari qualcuno ha di vedere, le cose si costruiscono mattoncino dopo mattoncino. Quindi anche tu come stampa, cioè che segui, che sei più attento a queste cose, devi sapere che il vino a volte deve decantare, perché se decanta poi diventa buono, se no rischiamo di ridare alla gente l'aceto che ha già bevuto nel 2012 e questo non va bene. Quindi altro che diciamo politichese. Che San Salvo Democratica chiede tempo. Forse non mi sono spiegato. San Salvo Democratica è protagonista della costruzione del nuovo centrosinistra, nei modi, nei tempi, negli uomini, che il tempo, che significa non 100 anni, ho detto che nel 2017 si vota, nel 2017 è dopo domani, quindi la vota, vuoi che te la butti così che a te non piace il politichese? Io credo che questo sarà un anno importante, più di questo, siamo, voglio dire. Segretario del PD, no. Sì, no, ha specificato un po' meglio, più nel dettaglio, stiamo dicendo quest'anno quello che ho detto, cioè in tempi brevi. Naturale, io
come segretario del PD, e qui rispondo a Domenico, per la carica che ricopro, per quello che ho detto pubblicamente anche qui, c'è una condizione che sicuramente, cioè il fatto che tutti quelli che dovranno ricostruire questa ossatura, la parte la, avranno tutti sicuramente sempre la stessa dignità. Così come quando prima Domenico parlava, naturalmente richiamando l'articolo dell'onorevole che, come spesso è molto saggio, dice cose giuste, ovviamente dal mio punto di vista, su quello che c'è stato per le beghe, e naturalmente io in quanto segretario, diciamo, è chiaro che mi devo far carico, ma ricordo sempre che poi ci sono degli uomini che naturalmente poi hanno più responsabilità di altri. E ad esempio io nel mio compito, nel mio ruolo, in quello che dico alla città, io devo pensare al dopo. Stessa dignità, apertura massima a tutti, tutti in un tavolo, però per quanto mi riguarda non è possibile che per cose sì importanti accadute, che purtroppo hanno... Questo sì, Domenico, lo posso dire anch'io, già l'ho detto privatamente e pubblicamente, quello che è accaduto è come in un rapporto di coppia tra marito e moglie. Purtroppo quando ci si separa, certo c'è qualcuno che ha più responsabilità, altri ne hanno meno, poi questo dipende anche dai punti di vista, ma è successa una disgrazia. A San Salvo, per il centro-sinistra, è successa una disgrazia, è successo quello che non doveva succedere. Ok, però adesso elaboriamo il lutto, come dice Domenico, con i tempi giusti, ma proponiamoci per il futuro. Quest'anno deve essere necessariamente un anno importante, altrimenti sì, la gente non capirebbe, altrimenti sì, andiamo nuovamente divisi alle prossime votazioni. Traduciamo ulteriormente, entro questo anno diciamo che il centrosinistra attiverà questo cantiere per... Ma io credo che siamo d'accordo che bisogna ritrovare la serenità, e io lo dico da esterno perché non c'entro niente, la serenità è necessaria, la serenità di giudizio e di rapporti, e la lucidità per affrontare delle questioni e per quei famosi programmi che dicevamo prima. E quindi diciamo, cerchiamo di chiudere... Ecco, siamo proprio alla fine, ci mancano 5-7 minuti. Cerchiamo di chiudere sul discorso nazionale. Sì. Ecco. Allora, abbiamo visto anche l'adesione di 8 di senatori di Scelta Civica a approdare nel PD, con l'elezione di Mattarella sembra essersi un po' quietata la minoranza. Berlusconi intanto ha ritirato... ha detto perlomeno di ritirare ogni appoggio alle riforme, insomma più o meno di abolire, di abbattere il famoso patto del Nazareno, di passare all'opposizione, anche se poi Berlusconi magari domani mattina cambia idea. Però ecco, Travaglini a livello nazionale dove si collocherebbe in questo centro-sinistra, che come è noto è varo? Ma io mi colloco con lo stesso giudizio e con lo stesso metro di valutazione che ho per il locale e per il regionale. Anche il PD ha dimostrato che c'è poca serenità all'interno, l'elezione di Mattarella lo ha fatto capire chiaramente, che è stata quasi un'imposizione di Renzi, cioè un'uscita in avanti, che anche ai cittadini è sembrato questo, e non una concertazione all'interno del PD che è seguita a un percorso democratico e di confronto e di dibattito sulla figura di Mattarella. È stata la scelta leaderistica, quindi siamo d'accordo che il PD e di conseguenza il governo ha un'impostazione leaderistica, che sembra però essere quello a cui si avvia oggi la democrazia in Italia, cioè la gente ci chiede questo, perché la gente ci sta chiedendo di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica e di partecipare maggiormente alle scelte. È ancora un meccanismo immaturo che la gente dovrà capirlo, ma devono farcelo capire prima le istituzioni. Quindi vediamo, io perlomeno ho sicuramente buone speranze su questo Presidente Mattarella, e anche là valutiamo quello che succederà nel futuro. Allora, per quello che riguarda il generale Luciano, diciamo che sappiamo dalla cronaca politica che era della minoranza del PD. Sì, volevo dire una cosa riguardo a quello che ha detto Fabio. Però perché... è sempre corretto, perché ogni vedo che pubblica, che invia anche i comunicati, diciamo, del segretario nazionale. Io
proprio caratterialmente direi, quasi, cioè abbiamo fatto una competizione congressuale, c'è chi vince e chi perde, io mi riconosco in chi vince, punto. Cioè non è che perché, cioè, vale quando vinco io, vale quando perdo, vale sempre. Volevo soltanto aggiungere una cosa, è chiaro che io mi colloco a livello, a qualsiasi livello come PD, Orazio. Sì, è vero che Renzi è un grande leader, però vorrei sottolineare la sua profonda intelligenza. Perché il nome di Mattarella è uscito fuori anche perché lui preventivamente ha incontrato Bersani. Forse cosa che dalle cronache che si legge, che vengono, che almeno che io ho letto, sempre sul Corriere della Sera, forse Bersani un'altra volta non ha fatto nei confronti di Renzi. Cioè, voglio dire, è stato davvero molto intelligente. Quindi il PD, sì, è vero che è stata una scelta leaderistica, ma il PD è davvero unito e compatto su Mattarella. Quindi è stata una scelta, come hai fatto tu l'articolo, un colpo solo, l'ha fatto... Chiudiamo con Domenico Di Stefano, che non so se è emerso in qualche caso, ma è un renziano, diciamo, della prima ora. Sì. Però non lo scrivo sul biglietto da visita, nel senso, sì, conosco da tanto tempo, eccetera. Beh, io ho sempre votato il Partito Democratico. Leopoldo ci andava una prima volta. Senza le televisioni. Senza le televisioni, tu non c'è. Quando vi invitate? No, vabbè, ma io, vabbè, all'epoca io ho sempre fatto le cose da pioniere, eccetera. Poi quando arrivano quelli giacca e cravatta, io sono arrivato tardi. Che può fare? Vabbè, io voglio dire che non faccio nessuna fatica a dire che nelle elezioni politiche, nelle elezioni regionali, eccetera, regionali no, nelle elezioni politiche ho votato il Partito Democratico, nelle regionali ho sostenuto Abruzzo Civico, Gabriele, segnatamente eccetera, Gabriele Marchesi, e il fatto, una parentesi, il fatto che San Salvo non abbia una rappresentanza in regione, penso che sia un fatto estremamente grave. Quindi a livello nazionale Renzi sa quello che deve fare, come muoversi, eccetera. Io molte cose le condivido, alcune onestamente no, soprattutto quando a volte dà l'impressione di avere un tale ego un po' debordante, eccetera. Secondo me, quando invece poi riesce, come l'operazione fatta, col tempo matura, no, il ragazzo. E perché dico questo? L'attenzione, vedete, l'attenzione su Mattarella, perché prima veniva citato il discorso di moglie e marito, no? E io con questo voglio chiudere. Io credo che è vero che moglie, ma anche per livelli professionali, ahimè. Quindi quando moglie e marito litigano e quando è irreparabile, ovviamente c'è una sofferenza, c'è una lacerazione, eccetera. Io credo che adesso è arrivato il momento di pensare ai figli, però. Perché se una coppia non ha figli, è un problema. Se una coppia ha figli, caro Gennaro, e di figli il centrosinistra in questa città ne ha fatti davvero tanti. E qualche figlio si è anche ribellato al padre, e qualche padre ha fatto poi il padrino nei confronti del figlio, eccetera, perché anche queste cose ci sono. E allora dobbiamo pensare a sti figli. I figli significa pensare al futuro e avere la straordinaria possibilità che tutti questi padri, tutti questi mogli e questi mariti, perché spesso c'erano mogli, mariti e anche qualche amante in qualche circostanza, dobbiamo essere bravi, lo dico io che sono un po' più vecchio in mezzo a voi, dobbiamo essere bravi adesso sì a smussare le beghe, ed è fondamentale. E io credo che onestamente dentro di noi molto è stato già abbondantemente fatto. Però dobbiamo essere bravi a tornare ad essere credibili, non tanto perché siamo ancora moglie e marito, ma perché abbiamo, e lo dico in senso poetico, così mi direi in politichese, Orazio, ma perché vuol dire che abbiamo ancora un amore credibile da presentare e soprattutto quello da investire sugli altri. Questa è la chiave di volta per cambiare San Salvo, altrimenti non ne usciamo, soprattutto in una fase dove il centrodestra non fa nulla per questa città, ma si va posizionando in tutti i punti possibili e immaginabili, in tutte le associazioni, in tutti i circoli, in tutti i comitati, in tutte le cose. È politica anche quella. Quindi questa accortezza di saper parlare con la città dobbiamo recuperarla. Forse la prima crisi tra moglie e marito è nata proprio lì. Dobbiamo recuperare questo e farlo soprattutto per i figli. Sì, no, voglio solo dire, io voglio ringraziare i tre e notare amichevolmente, far notare a Domenico che questa sua ultima conclusione unitaria, bella anche, lui l'ha fatta dopo la mia domanda su Renzi. Quindi evidentemente, ma è giusto che sia così, che lui è un politico che non si fa dettare la linea dalla stampa e quindi magari dice le stesse cose che uno si aspetta che dica, però non quando c'è la domanda del giornalista, ma quando decide lui di dirlo, e va bene, diciamo.
Forse se avessi fatto io la domanda non saresti stato così unitario, diciamo. Questo significa che in quello che ho detto c'è anche un messaggio per te, rifletti. Ma certo che c'è per me. Io ve ne mando tanti. A buon intenditor, poche parole, lo sai. Dove, io ve ne mando tanti di messaggi, non solo a voi ma pure a quegli altri, e poi è chiaro, è giusto che voi li rimandiate a me, ma in epoca di social network è così. Va bene, grazie. Io credo che abbiamo dato vita a un bel dibattito. In bocca al lupo a voi tre. Ovviamente cercherò di fare, di convocare anche il centrodestra per capire dove va, soprattutto in mondo del bilancio. E chi vivrà? Vedrà. Chi vivrà, vedrà.